Sicuramente magari io mi alzo, potrei alzarmi, fare finta di andare, non so, in bagno, passo e scontro il tavolo e dico, oddio, scusami. Così, e lui mi dirà qualcosa, cioè se non è proprio tarato, mi dirà qualcosa tipo, ma no, figurati, guarda, sono proprio sbadata stasera, forse perché ho un po', cioè capito, cerchi un pochettino di continuare la conversazione. E lì il primo approccio. In che modo avresti dovuto rispondere a Melania in questa situazione? Se con i tuoi amici ti sbatte addosso un playlover, persona in gamba, si illumina la lampadina e sfrutta a suo favore questa situazione. Quindi la risposta giusta poteva essere: metto un attimo in imbarazzo, faccio ridere. Mi sa che è rotto. Lei ride perché avverte questa propositività strana. Non si aspettava così. Vabbè, vai in bagno. Di call to action, vai in bagno. Poi torni che mi offri un drink. Pam, pam, pam. Fine dei giochi. Ragazzi, sarebbe tornata ancora con più voglia di te. L'avresti già isolata. Ti saresti fatto offrire un drink. E ti saresti posto quello 0,001% di uomini. Ecco altri segnali segreti in una serata. Ti guarda e ride con le amiche. Mentre scherza con le amiche e beve, ti gira e spesso rivolge la risata che dovrebbe rivolgere le amiche a te. Altro segnale, te la trovi di fianco. Dove? Sempre, te la trovi di fianco. Vai a fumare, te la trovi di fianco. Vai al bancone, te la trovi di fianco. Adesso faccio apposta, cioè la guardo mentre vado fuori per suggerire il fatto che potrebbe seguirmi, che sto per andare fuori. Si mette in mostra quello che ha fatto Melania. Si mette in mostra significa che attira la tua attenzione con escamotage verbali, fisici sbattendo sul tavolo, estetici, vocali, eccetera, eccetera. Sei su Playlover, se ti vuoi migliorare con noi come fanno praticamente tutti, ci scrivi su Instagram o a info@playloveracademy.it, consigliamo il miglior prodotto e nel giro di qualche settimana inizi a avere risultati.